Ciao, sono Luca e in questo video vedremo il metodo Butterfly. Il metodo Butterfly è un sistema di allenamento che ho creato parecchi anni fa per offrire un'alternativa rispetto alla classica logica di allenamento, sempre nell'ambito autoconsapevolezza. Quindi l'autoconsapevolezza è l'ecosistema nel quale ci muoviamo per quanto riguarda i contenuti che condivido online, un po' come se fosse un metaforico sistema operativo di uno smartphone. All'interno abbiamo la metaforica applicazione del metodo Butterfly, che per l'appunto è una filosofia di allenamento completamente diversa. Non mi interessa tanto i dettagli che adesso vedremo paradossalmente, mi interessa che arrivi un po' la panoramica per quanto riguarda, come sempre, l'ascolto di sé in un contesto in cui il focus si sposta dai carichi utilizzati, quindi in generale da quello che fai a quello che senti. Quindi di base potremmo chiudere il video qua, fra virgolette, dicendo che alla fine conta primariamente quello che senti, quindi il numero di serie, di ripetizioni, le pause e quant'altro passano sempre in secondo piano. All'epoca, qualche anno fa, è nato, diciamo, come logica di allenamento nel quale per l'appunto il focus si spostava dai carichi utilizzati alle sensazioni, perché appunto già io mi ero dimostrato che con poco peso o comunque meno peso rispetto al solito, magari in super serie a casa, potevo avere ottimi risultati. E col senno di poi, in base un po' all'esperienza, spiegare un po' il tutto in termini di connessione mente-muscolo, tempo sotto tensione che viene massimizzato, maggiore intensità perché con le super serie non fai pause e quant'altro. Quindi, di fatto, col senno di poi mi sono poi dopo spiegato il tutto. Quindi, di base l'ho scoperto, cioè ho scoperto questa filosofia di allenamento perché a caso all'epoca, quando ho iniziato, non c'era niente per sapere un po' come allenarsi. In realtà, sono giovane, però all'epoca non c'era niente. E avendo pochi dischi, pochi manubri e quant'altro, dovevo ovviamente improvvisare, quindi poco peso, tutto in super serie e quant'altro. Col senno di poi, dopo ho strutturato tutto al meglio, quindi ho un po' formalizzato il paradigma dell'autoconsapevolezza e all'interno ho inserito, diciamo, questa metaforica applicazione che è il metodo Butterfly. L'altra metaforica applicazione è l'allenamento energetico. Quindi il metodo Butterfly vuol dire non necessariamente poco peso, anche perché poi in realtà poco peso vuol dire tutto e niente, vuol dire e meno peso rispetto al solito, ma in realtà il peso viene sempre dopo, perché se ti ascolti e il focus è sulle sensazioni, i carichi vengono sempre dopo. Quindi in realtà tutte le informazioni e i dettagli sui quali spesso ci focalizziamo, serie, ripetizioni, pause, carichi utilizzati, esercizi che vado a fare, super serie, piramidale, passano in secondo piano, perché ovviamente in primo piano abbiamo le sensazioni e sono le sensazioni in termini di pompaggio che ti dicono, guarda caso, poi alla fine come allenarti. Quindi invece di, volendo un po' girare il tutto, andare in palestra a casa con una scheda in mano con tutto scritto, tu ti alleni ascoltandoti, poi dopo a posteriori puoi eventualmente scrivere su un foglio, metaforicamente o anche letteralmente, quello che hai fatto. Quindi di fatto quello che vai a fare arriva come conseguenza delle sensazioni, se veramente uno è bravo e coraggioso e fa suo al 100% questo concetto. Di base basterebbe quantomeno spostare il focus dai carichi alle sensazioni, quindi io sento quello che faccio, poi dopo il resto da lì arriva di conseguenza. Però di fatto funziona così: io mi ascolto, mi alleno senza necessariamente avere una guida, magari all'inizio ci sta, però se uno vuole veramente sperimentare un po', dopodiché il resto viene di conseguenza e dopo mi rendo conto effettivamente di quante serie ho fatte, quante ripetizioni, che esercizi, però mi interessa meno. Quindi in realtà se io parto con il focus sulla scheda, serie, ripetizioni, carichi, parto in maniera sbagliata perché ovviamente quello è il mezzo, non è il fine. Il fine ultimo è dare al muscolo il giusto stimolo. Quindi se io rigiro un po' tutto e parto con il focus direttamente sulle sensazioni muscolari, sono già arrivato, dopodiché metto in pratica, mi ascolto e miglioro un po' diciamo, le logiche di base come la connessione mente-muscolo e l'intensità, poi il resto passa in secondo piano. Quindi non è una disquisizione puramente filosofica, ma è molto potente come cosa, a parte che è anche più divertente, più sicura anche a casa, più sostenibile, non è poco, però di fatto non è una cosa da poco perché ovviamente se io mi ascolto arrivo già all'obiettivo senza perdere il focus sui mezzi. Tutto quello che faccio è un mezzo, quindi inutile necessariamente estremizzando avere una scheda precisa se poi dopo io mi alleno così, ok, 1-2, poi 1-2, estremizzando come se fosse il mobile dell'IKEA. Tu non sei un mobile, come già detto mille volte, e quindi notizia shock, quindi ovviamente conviene avere subito il focus sulle sensazioni. Quindi immagina di allenarti metaforicamente bendato, non sai quello che stai facendo, però se ti fidi del tuo sentire in termini di pompaggio, contrazione e quant'altro, sicuramente senti che puoi fare la cosa giusta senza necessariamente essere così sui numeri. Quindi il metodo Butterfly vuol dire che conta primariamente quello che senti, come sempre ambito autoconsapevolezza, il resto viene dopo e il resto lo scopri grazie alle sensazioni che ti indicano, diciamo per l'appunto, cosa è efficace per te in quel momento lì.
Questo è un po' il video di oggi, ti rimando come sempre a tutti gli altri miei video, sempre ambito autoconsapevolezza, e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare, qui trovi gli altri esercizi. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.